Ciao, meno significa più. Questa è la logica di Gesù. Logica dove noi riusciamo a fidarsi quando non abbiamo sufficiente. In questo momento non possiamo pensare ad altro, non possiamo organizzarsi più pane. Quando sono già sulla barca e hanno un pane, preoccuparsi che hanno solo un pane e non più pani. Non ha senso perché niente puoi fare in questo momento. Forse quando scendi puoi fare qualcosa, puoi andare a cercare di comprare o fare qualsiasi cosa, ma adesso no. E Gesù, per dire loro come questo non è ragionevole nella sua logica, fa vedere che in situazione quando erano solo 5 pani, 5.000 persone, è rimasto 12 cesti di pane, invece quando era più pani e meno persone, quindi potevamo dire adesso dovevano rimanere forse, non so, 20 cesti, fai la matematica, calcolo proporzionale e vedi, no, sono rimasti 7. Questa mi dice che meno per una persona significa più, perché ancora più ci fidiamo, ancora più superiamo queste nostre paure, infiducia come Sara. Sì, e adesso cosa c'è? Hanno uno pane solo, quindi potevano forse aspettare, non so, tantissimi cesti pani, così due. Ma loro sempre non vedono questo, vedono solo un pane e non tutta la possibilità, potenzialità di questa mancanza che loro chiamano. E questo penso che è valido in varie situazioni della nostra vita in quali invece di concentrarsi su questo che c'è, pensiamo con i nostri pensieri andiamo dove non c'è, quindi con le nostre preoccupazioni perché non è sufficiente, perché questo, perché quello. Facile dire, difficile affrontare, ma ci auguriamo che vinciamo e cambiamo la logica, no? Però, grazie.